D'ora in poi sarà solamente Marco Mangiacasale. Il prefisso Don è sparito dal nome dell'ex parroco di San Giuliano, condannato in secondo grado per violenza sessuale. Papa Francesco gli ha tolto il colletto. Mangiacasale non è più prete. O per dirla con le parole esatte della diocesi di Como, l'11 dicembre 2013 il Sommo Pontefice ha deciso per l'ex parroco di San Giuliano l'irrogazione della pena di dimissione dallo Stato clericale e la dispensa da tutti gli obblighi annessi. La diocesi lariana si è vista costretta a comunicare ufficialmente i fatti dopo che oggi un'inchiesta di Repubblica ha portato alla luce la notizia. Un processo canonico molto rapido che segna un passaggio importante è infatti il primo caso simile in Italia sotto il pontificato di Francesco. Nato a Siracusa, Marco Mangiacasale era stato ordinato sacerdote il 14 giugno 1997. Dal 97 al 2003 era stato vicario della parrocchia dei Santi Vito e Modesto di Lomazzo. Dal 2003 al 2009 era poi stato parroco di San Giuliano a Como e nel 2009 era stato nominato economo della diocesi di Como. Il caso era esploso il 7 marzo 2012, quando Don Marco Mangiacasale era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale continuata su minore. Una ragazzina dell'oratorio aveva confidato di avere una sorta di relazione sentimentale con il sacerdote che durava da 3 anni. Al termine dell'indagine, i casi contestati al prete erano complessivamente 5. Il 15 novembre 2012 Marco Mangiacasale viene condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione, condanna che viene sostanzialmente confermata con uno sconto di pena di 10 giorni in appello nel maggio 2013. Don Marco è stato in carcere dal 7 marzo al 26 maggio 2012 prima di ottenere i domiciliari. Ora si trova nella casa della sorella. In attesa del terzo grado di giudizio, la giustizia canonica si è già espressa. Marco Mangiacasale e non più Don Marco.